Buongiorno a tutti e benvenuti da parte del nostro sindaco, l'avvocato Giovanna Cresto e da tutta l'amministrazione comunale di Quartier. Vi do il benvenuto alle autorità civili, militari, a tutte le associazioni presenti, ai sindaci numerosi e a tutti gli amministratori e soprattutto voi cittadini. Io chiamerei adesso qui con me il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco Giovanna Cresto. Festeggiare un evento importante per dare il benvenuto nella grande famiglia quarnetese alla Brigata Taurinense. Ecco, e allora come in tutte le famiglie che si vogliono bene ci sono sempre degli eventi inaspettati. L'evento inaspettato di oggi è quanto mai gradito. Poco fa il consigliere regionale Mauro Fava, che mi sarà debitore, mi ha avvisato che oggi sarebbe stato con noi il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Quindi, come fuori programma, io direi di iniziare. Basta, così un po' troppo. Grazie. Va bene che il presidente è alto, però il sindaco non così tanto. Dicevo, iniziamo proprio con un saluto da parte del nostro presidente. Grazie. Grazie carissima sindaco, grazie delle tue parole e grazie anche dell'invito. Poi uno cerca sempre di organizzare, incastrare gli eventi della giornata per essere presente, ma a volte solo alla fine vede che riesce a farcela, è quello che sono riuscito a fare oggi, perché per me era un'occasione importante per il legame che ho personalmente e familiarmente con tutti gli alpini. Io vengo da una provincia che è la provincia di Cuneo, per cui il nostro legame con tutta la storia, come Giuseppe, il presidente della sezione di Ivrea, ben sa, è un legame molto forte perché riguarda i nostri nonni, riguarda i nostri bisnonni, riguarda tutte quelle persone che, e a cui dobbiamo tanto del nostro passato. 15 giorni fa abbiamo inaugurato e aperto il memoriale della regione alpina cuneense proprio a Cuneo. Abbiamo ricordato quella ritirata di Russia, quella campagna di Russia, da cui non sono tornati migliaia di nostri giovani, che non sono più tornati a casa. Guardate, io sono un papà e l'altro giorno parlavo con mia moglie, proprio il giorno prima dell'apertura del memoriale. Sapete, i figli la sera escono, era venerdì sera, e mio figlio era uscito, doveva rientrare alle 11. Erano le 11:30 e non era ancora tornato. Chi è papà e chi è mamma o i nonni lo sanno cosa inizia a pensare in quella mezz'ora. E io ho pensato quanto ho vissuto quei minuti nell'incertezza, nel timore. E poi ho pensato a quelle mamme che hanno aspettato per anni i loro figli che non tornavano dalla Russia. Non c'era il telefonino per dirgli dove era. Non c'era niente. C'era una mamma, una sposa, un papà, che ogni mattina apriva la finestra di casa e guardava se al fondo della strada si materializzava il proprio figlio, che poi non si è materializzato, non è più ritornato. Ecco, queste cose noi non dobbiamo dimenticarle, non possiamo dimenticarle. Innanzitutto per rispetto a loro, alle loro famiglie, ma anche per rispetto alla nostra storia, per rispetto a chi si è battuto, ha lottato, è morto, pensate, a meno 30, meno 40 gradi sotto zero per la nostra patria e per la nostra libertà. Ecco perché, cara sindaco, tu oggi hai dato una testimonianza di ulteriore affetto, di ulteriore amore, di cui noi ci siamo grati, che consolida sempre di più il nostro rapporto con gli alpini. Per questo saluto il presidente della sezione, saluto Claudio, il capogruppo degli alpini di Cornier, ma tutti gli alpini di questo territorio, il vicepresidente emerito dell'Associazione Nazionale Alpini, e gli farei anche un applauso perché lui sa che sta lavorando a una donata, il 28 ottobre decideranno la donata, e sapete che con Biella siamo candidati come Piemonte per ospitare la grande donata e abbiamo buone speranze, ma incrociamo le dita. Ebbene, il legame che c'è tra noi e tutto il mondo degli alpini,
e anche, lo dico salutando i sindaci del nostro territorio, la riconoscenza e la gratitudine che dobbiamo agli alpini dei nostri comuni, perché oggi i nostri alpini hanno la camicia o il cappello alpino, poi se la tolgono e mettono quella della protezione civile, e poi se la tolgono e mettono quella dell'Avis, della Fidas o comunque dei donatori di sangue, e poi vanno magari ancora nella fantoria e poi fanno tutte le attività che servono nei nostri comuni e ci aiutano a tenere vive le nostre comunità, specie i nostri comuni più piccoli. E questo è un segno di gratitudine che noi vi dobbiamo, e per me è anche un'occasione davvero come istituzione per ringraziarvi. Mi permetto di chiudere questo mio intervento con una considerazione che credo importante, che credo che questa sia la sala giusta, signor Sindaco, per farlo, signora Sindaco, per farlo, perché questo è un territorio meraviglioso del nostro Piemonte, Foligno è una città importante che si apre su un territorio montano altrettanto splendido ma bisognoso di attenzione. Noi abbiamo un tema, come voi sapete, che dopo il Covid è diventato un tema sempre più delicato, come quello della sanità, che è quello del diritto alla salute. Noi dobbiamo garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini che abitano alla Crocetta a Torino o che abitano in un comune sperduto nelle nostre montagne. Per fare questo dobbiamo avere dei presidi che funzionino. Ed è questo il motivo per cui, lo dico qua adesso perché è stata ed è una delle sue battaglie principali, io volevo comunicarvi che l'8 gennaio del 2024, quindi tra pochi mesi, riaprirà H24, il pronto soccorso di Cornier, dando... determinazione che questa era una scelta giusta ed era una scelta da fare, però se ci riusciamo è perché tutti insieme abbiamo fatto la nostra parte, iniziare dal vostro sindaco, dall'amministrazione comunale, dai sindaci del territorio, in particolare ricordo anche gli investimenti che confermiamo sia su Rivarolo che su Castellamonte per quanto riguarda gli ospedali e le case di comunità, perché il Covid ci ha insegnato una cosa, noi nelle Langhe diciamo a salute mantenersi crescere, cioè che quando si parla di salute si parla di una cosa seria, la cosa più importante che abbiamo, e noi non potevamo non garantire a chi vive in questa terra di avere la possibilità di un presidio reale. Sarà reale, cioè H24, un pronto soccorso vero e proprio e dotato di tutte le strutture e i servizi che sono necessari per definirsi pronto soccorso. Questo è un segnale che vi facciamo. Controllare 8 gennaio 2024 ed ora pensiamo solo più agli alpini e ai tanti meriti che hanno nel nostro paese. Grazie.